Ma salve! Bentrovati! Allora, carissimi, oggi facciamo una cosa più che interessante, ok? Questo sarà sempre una sorta di vlog, ma ho deciso di rispondere alle simpatiche domande che mi avete fatto nell'ultimo video. Quindi, andiamo di sopra, va? E quello che faremo oggi ve lo faccio vedere grazie a questa cosa che utilizzo per scrivere sul mio cappello. Prima di iniziare questo video però devo fare una cosa, quindi teletrasportiamoci un attimino in un altro luogo. Auguri Francesca! La prima domanda è di Beatrice Wolf. Ti piace Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit? Se li hai visti, quale preferisci tra i due? Beh, personalmente preferisco Il Signore degli Anelli, non sono tra i miei film preferiti, perché c'è solo una produzione di tipo medievale come ambientazione che mi ha catturato nell'intera durata della mia vita, e parlo di Dark Souls. E basta, perché il Medioevo, niente, mi fa un po' noia. Hai mai fatto cosplay? Di quale personaggio ti piacerebbe fare un cosplay? Se per cosplay possiamo intendere anche il costume che ti metti da bambino ad Halloween, beh, probabilmente ho fatto cosplay di Spider-Man. E sinceramente non ci ho mai pensato a fare cosplay, ma se lo dovessi fare farei volentieri Link di Zelda, ma non sono bello come Link. Poi ho la pelle un po' scura. E secondo me il biondo mi sta male. Ma la prossima domanda è di... Oh, aspettate che devo fare una cosa troppo fica. Ciao belli! DJ iSwim, con faccetta sorridente, o DJ Swim, non so come si legga, chiede: come ti è venuta l'idea di aprire un canale YouTube? Beh, carissimo, per quanto riguarda me, penso che aprire un canale YouTube sia nato dal fatto che, facendo tante cosette carine e interessanti, sentissi questo bisogno di volerlo mostrare alla gente. Non mi ha mai fatto impazzire l'idea di fare ad esempio un disegno e tenerlo solo per me. Disegnare, fare arte, fare cose fighe, per me non ha senso se non ho la possibilità di condividerla, di condividere ciò che faccio. Prossima domanda! Allora, come sono buio qui. XL, che prima aveva un altro nome, mi ricordo di te, fa due domande, una per Electric Peo e una per il dottor architetto Felipe, ovvero me, laureato in architettura, giusto? E per Electric Peo chiede: la cosa che più ti piace del dottor architetto Felipe, la cosa che meno ti piace del dottor architetto Felipe. Beh, la cosa che più mi piace è senza dubbio il fatto che è un vero e duro lavoratore, che non gli spaventa mai il duro lavoro. La cosa che forse meno mi piace è che è diventato un po' una persona triste e cinica verso il prossimo. Poi chiede: la cosa che più ti piace di Electric Peo e la cosa che meno ti piace di Electric Peo? Perché si può dire che Electric Peo alla fine è un personaggio, è un po' costruito perché sta davanti a una telecamera. La cosa che più mi piace di Electric Peo e di questo canale è che posso essere davvero creativo come diavolo mi pare. Qui non è come quando lavori per un cliente e c'hai determinati paletti da seguire. La cosa che meno mi piace è che a volte un pochino Electric Peo si fa influenzare da ciò che pensano gli altri. Un mitico esempio sono le cagune, che lo hanno colpito nel cuore proprio. Secondo me è ora di andare a pranzo però, quindi andiamo, venite con me. Allora, su un video di Tearless, lui stesso ha detto che mettere un pizzico di pepe nell'acqua della pasta aiuta a dare quel calcetto in più al sapore. Quindi proviamo. Un pizzico di pepe, la pillola, va giù. Quanto pepe? Non lo so. Esagero? Abbondo? Non mi sa che ho esagerato. Abbondiamo, sai che mi frega. Senti che odorino. Aspettiamo un minutino e poi buttiamo giù la pasta, eh. Diventato un vlog di cucina. 14TM Division chiede: conosci Belzebub? Sì, ma non l'ho visto, come tanti di anime che voi mi suggerite. Allora, carissimi, prima di aggiungere il signor peperoncino qui, voglio assaggiare una pasta proprio così in bianco per sapere, capire se è vera questa cosa del pepe. Si sente appena appena, ma... interessante, interessante, lo consiglio. E adesso però... Oh yeah, peperoncino per tutti. Questo è peperoncino di casa, non è mica il peperoncino che compri alla Coppi o all'Eurospinne. Chiaro? Misceliamo il tutto. Ma adesso che porzione abbondante che mi sono fatto, Cristo. Adesso, signori, facciamo una porcata, ok? Io non apprezzo, non adoro le sottilette in genere.
ma ho parecchia fame oggi. In frigo c'è solo questo e lo voglio aggiungere alla pasta. Così, ok? Puntatemi pure il dito contro, giudicatemi, scrivetemi i commenti. Oh, che schifo! Ma vi assicuro che secondo me è proprio da ricchi. E non ce ne metto due. Non ce ne metto tre. Ce ne metto quattro. Pronto, pronto! Adesso le spapardelliamo queste sottilette. Allora... Shake Weeba chiede qual è il disegno di cui fai più fiero e ti piace di più? Mi saluti. Il disegno di cui vado più fiero probabilmente è quello dei 500.000 di Sabrina. Ciao, Shake Weeba. La prossima domanda è di Francesco 007. Tornerai a fare Splatoon 2? Beh, carissimo, ti rispondo molto velocemente. No, Francesco 007. Non penso che riporterò Splatoon 2, perché mi ha un po' stufato. Tutto qua. Madonna, ho salvato la telecamera, Cristo! L'ho presa al volo, porca troia! No! Ma salve, mi sembra un buon luogo dove leggere un'altra domanda qui. La domanda è di Damian Osan, che chiede... Cosa ti piace fare di più che disegnare magari come secondo hobby? Hobby! Beh, mi piace suonare la chitarra, vado a CrossFit 3 volte a settimana, ed è un hobby anche quello, e giocare ai videogiochi. Soltanto che il tempo stringe e quindi queste cose di solito se ne vanno a farsi strafottere. Comunque, avete presente quella scena di prima in cui dicevo buon compleanno perché qui sotto c'è una festa di compleanno? Adesso andiamo a partecipare anche noi! Ciao carissimi, non so se sentite il casino di sotto, ma la festa sta ancora andando, soltanto che io devo lavorare un po', ecco. Infatti è sempre con me la mia Wacom Companion, che sarebbe la tavoletta grafica portatile su schermo, no? Tra l'altro è già uscito alla 2, mi dovrei aggiornare, ma costa non poco. C'è la stoccetta con la penna, la tastiera, molto easy, leggera, oh oh! E la tavoletta stessa. E questo lo fare per farla inclinare come diavolo ti pare, no? Guardate, 3 inclinazioni. Beh, dato che ormai siamo qui, io direi di rispondere a qualche domanda. Raf Alex chiede: posso chiederti che programma usi per disegnare? Adobe Photoshop CC. E Simone Visintainer che chiede: sei sposato? No. Filippo Finocchiaro che chiede: a che età hai iniziato a fare video su YouTube? Accidenti, il mio primo video è stato un puro test. Non vedetelo, è puro cringe. Ero all'università e avevo forse 25 anni. Damn. La prossima domanda è di Matteo Xu, che chiede: a che età ti sei appassionato di anime e manga? Beh, probabilmente Dragon Ball è il primo anime che ho visto, quindi 5 anni. Sicuramente ho iniziato a leggere manga un po' più tardi. La prossima domanda è di Butta la pasta senza sale. Salve Electric! Una domanda molto importante. Sei stitico? Una domanda alquanto interessante. Beh, io, mio caro Butta la pasta senza sale, in genere faccio la cacca regolarmente.
mi sembra almeno una volta al giorno. Ma salve! Questo lo possiamo mettere di là. Questo video finisce qui. Spero che vi siate divertiti a passare questa giornata con me in questo secondo episodio di vlog barra cose generiche. Grazie a tutti per aver postato le vostre domande. Se vi è piaciuto questo video, ricordatevi di mostrare un bel po' di amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su e ricordatevi sempre che questo è Electric.